Beloved Father, who dwells within the soul of my being, whose name is I Am. Veneration to your holy name. Thy kingdom is here. Thy will prevails throughout the earth as it does in the heavenly realms of my soul. You open your hands. You heal all hearts of sorrow, so that they in turn may show forgiveness to those whose minds are shrouded in ignorance of the self. Beloved Mother, who imparts to all the sense of choice, so we may finally come to choose you who are truth, and thus find everlasting freedom. Glory to your name, O Truth. For yours is the kingdom of existence, of peace and love. All power and glory emanates from you alone, who imparts to all the wisdom, the light, the love and courage to refer to themselves as I Am. Amen. Om. Since I received your first kiss, it feels as if I've never danced before, as if I've never even sung before. If I've never walked the streets of this world, as if I died and was reborn yesterday, as if I've never seen the sunshine, as if I've never felt the wind caress my skin, as if I've never been alive.
since you have entered my heart. I know no pleasure that doesn't come from my peace of being. I know no music that doesn't rise from the silence within. Kissed from within. Shiva, Shiva, Shambho.
Namaste, welcome everyone back to this second part of Satsang. Namaste, benvenuti a tutti a questa seconda parte del Satsang. Sono molto felice che tanta gente è restata e anche benvenuti a tutti gli amici che ci seguono in trasmissione da tutto il mondo. Volevamo leggere queste lettere, lo chiamiamo il Satsang del Tè. Sono tante, quindi faccio quello che posso, insomma. Quando ci stanchiamo, ci fermiamo. Ok. My dearest Guruji, as you may know, Hurricane Irma. Caro Guruji, come forse sai, l'uragano Irma ha fatto grossi danni e nei Caraibi sono morte tante persone. E poi è andato in Florida con altri due uragani che sono seguiti. E adesso va verso la Florida. C'è stato l'uragano Harvey e poi c'è stato anche un terremoto in Messico. E poi centinaia di morti altrove e anche inondazioni in Bangladesh. Il Presidente degli Stati Uniti progetta altre guerre e questo addolora il mio cuore e non riesco a impedire le lacrime. E questo mi fa male anche se cerco di assumere lo sguardo di un osservatore. Sono consapevole che questi eventi sono la manifestazione della coscienza. È vero questo, così come lo sono io. Però il dolore è forte e non è personale. Non è che mi interessa in particolare la mia persona, però per qualche ragione mi sembra difficile, a volte impossibile, non soffrire davanti a tutti questi eventi tragici. Come riusciamo a gestire la realtà quando è così dolorosa? Sabato Irma dovrebbe raggiungere la Florida. E io vivo a Tampa, che sta al centro della Florida. Quindi non so se riuscirò a sentire il satsang di domenica, cioè oggi. Però se ci riesco lo farò, mi sintonizzerò col satsang. Sono certo che tu sai ciò che provo, però volevo scrivere a mio padre per toccarti. E sono così grato che tu hai una forma fisica per cui posso entrare in rapporto con te in questo modo. Grazie mille, con grande affetto, da Tampa, in Florida. E questa lettera potrebbe essere stata scritta da centinaia, forse migliaia di persone. Non sono ciechi, non è che possono non vedere quello che sta succedendo.
Ci sono tante cose che non sappiamo. In politica, no? E anche i politici non sanno quello che succede dentro di noi. In realtà non c'è molta differenza. Ma ciò che mi piace di questa lettera così intelligente, così consapevole, è un essere umano molto sensibile, molto consapevole. Che cosa vuol dire? Nelle sacre scritture si dice che questa è l'età del Kali Yuga. On such a wide scale, not just only here and there, it seems like. Su larga scala è un fatto che sistematicamente in tantissimi luoghi ci sono terremoti e sono apparentemente, ma anche in realtà, connessi con le imprese dell'uomo. Con le azioni umane, il modo in cui gli uomini vivono, quanto siamo sinceri, autentici nella nostra ricerca della verità o dell'armonia. Nessuno di solito usa queste parole, neanche i religiosi. La parola armonia in realtà non è molto presente. La parola compassione, comprensione, amore. L'amore è ridotto a un livello bassissimo. L'amore universale è solo un'idea. Se stesse agli esseri umani, se la cosa stesse agli esseri umani, saremmo finiti da tempo. Abbiamo paura di essere distrutti, di venire distrutti. Ma allo stesso tempo c'è una grande bellezza nel mondo. E c'è una grande bellezza negli esseri umani, almeno a livello potenziale. Hanno la potenzialità di trascendere la loro natura più bassa. È per questo che sono così felice, perché ormai da tanti anni trasmetto il satsang e cerco di comunicare la naturalezza del nostro vero essere. Ma sembra che per la forma di coscienza umana sia molto difficile assorbire queste cose. Sembra che la natura personale, la natura terrena, carnale, sia troppo forte. E si ribelli così fortemente contro la nostra vera natura, contro la nostra essenza più autentica. Allora che possibilità abbiamo? Perché la manifestazione dell'amore divino permea tutta la nostra vita. Ma se lo confrontiamo con tutto il resto del rumore, quando in qualche modo è sorto questo invito, non sono molto euforico riguardo all'invito, in realtà riguardo a niente. Non ci riesco più a essere euforico. Però non sono pessimista. La verità basta, non bisogna essere né pessimisti né ottimisti. La verità è un terreno solido. Però quando mi è sorto dentro questo invito, l'invito alla libertà, e ho visto io stesso quanto è efficace questo invito, perché guida la gente al cuore. Li riconduci al cuore. Centinaia, migliaia, in qualche modo, rispondono a questo richiamo. È stata la grazia che l'ha portato questo invito, un dono di Dio. Non è una creazione umana. E le porte si aprono adesso.
gli esseri umani adesso, in questa epoca, possono comprendere, fare esperienza. Eppure qualcosa dobbiamo ancora farla, dobbiamo rimanere fedeli alla verità. Dobbiamo renderla nostra, perché deve essere, perché la verità va compresa su uno sfondo di resistenze, di opposizioni. Ma questo lavoro in realtà è minimo, è un prezzo minimo da pagare per ottenere la libertà. Ed è una vera libertà, perché in realtà voglio dire che pure se ognuno di noi dovesse compiere la pratica più dura, per raggiungere il supremo, la manifestazione suprema, la meta suprema della propria religione, e seppure dovessero aver raggiunto quello stato, ma conservassero un pregiudizio nei riguardi di altri esseri umani, non avrebbero raggiunto la verità, perché la verità è universale. Non posso amare voi e odiare loro, perché loro siamo noi. Nella vera visione. E non è un pensiero filosofico, è qualcosa, è una verità vivente che sta nel nostro cuore e che va contro le tendenze culturali, i condizionamenti sociali, personali, politici, sociali. C'è una forza universale qui che ci soddisfa in tutte le nostre mancanze e può soddisfarci. E non ci metterà anni, non ci metterà neanche mesi, neanche settimane. È assolutamente evidente, chiaro. Ciò che può prendere un po' di tempo è in qualche modo far spazio a questa scoperta. Non è una cosa immensa da fare. È una cosa immensa in realtà, ma non siamo evangelisti. È solo un'opportunità. Non è opera mia, è l'opera della coscienza. Quindi sono molto contento. Il mio cuore soffre. Non riesco a fermare le lacrime, anche se guardo dal punto di vista di un osservatore, soffro e so che tutti questi eventi sono manifestazioni della coscienza, però questa sofferenza mia non è personale, in qualche modo per me è difficile o impossibile non soffrire davanti a queste tragedie apparenti. E questa reazione è una reazione di cuore, è una reazione intelligente. Come facciamo a gestire quando la realtà è così dolorosa? Solo quando la mente ritorna al cuore si può sopportare questa realtà, perché gli occhi verranno trasformati. E vedrai con gli occhi del cuore e non con gli occhi della mente. Non è una cosa molto facile da spiegare, perché in qualche modo i nostri sensi e la nostra immaginazione si trova anche nei nostri ricordi, nella nostra immaginazione. I ricordi, l'immaginazione, le proiezioni in qualche modo plasmano tutto quello che percepiamo. Non so cosa cerco da te e non so neanche se cerco qualcosa, se non l'agio di sapere che sai ciò che provo. E sono felice che hai una forma fisica che posso raggiungere e con cui posso avere a che fare, posso avere un rapporto.
hurt if you are true and you have a living heart. Dobbiamo provarle le cose, sperimentarle e anche provare dolore. Le cose faranno male. Farà male vedere ciò che emerge, ciò che accade. Ma dietro a questa sofferenza c'è un sapere più ampio e non è un'ipotesi, non è qualcosa di immaginato, ha un grande potere, un potere, il potere di trascendere ogni sogno, ogni incubo. Non riesco a spiegarlo, posso solo invitarvi a entrare dentro, a entrarci dentro. Non potete fissare gli occhi sulle cose del mondo, altrimenti verrete distratti molto facilmente. Il riflesso dei saggi è quello che se le cose diventano troppo piccanti o troppo dolorose, rivolgono l'attenzione al cuore, all'interno, perché è l'unico luogo che realmente è. Se guardiamo attraverso gli occhi terreni, carnali, e attraverso i sensi fenomenici, i nostri giudizi, le nostre percezioni non saranno veritiere. E le nostre valutazioni attraverso il condizionamento culturale non sono realistiche. E tuttavia le nostre pene, i nostri dolori, le nostre difficoltà in realtà sono degli strumenti magnifici per scoprire la realtà. Non pensate di essere nati nel momento sbagliato, siete nati nel momento perfetto e anche nel corpo perfetto. Il corpo ha scelto questa forma perché vuole sperimentare queste cose al fine di risvegliarsi. Non siamo stati abbandonati. Siamo noi che abbandoniamo la nostra essenza o il nostro cuore. Non è qualcosa di intenzionale, fa parte del gioco. È un sogno. È per questo che in alcune culture si chiama il sogno di Dio. Dearest Muji, I was becoming very frustrated with the invitation. Caro Muji, stavo diventando molto frustrata con l'invito. Avevo tante domande brucianti e nessuno con cui chiarire niente. Vi ho mandato un'email disperata, ma l'unica risposta è stata dal tuo team. Questa settimana passata ero così irritata, arrabbiata e ho... e ho votato giù, non ho votato per il tuo ultimo video. Tra parentesi, non ho mai fatto questo prima. E ho rifiutato il risveglio, ho rifiutato te e il risveglio, l'illuminazione. Durante la settimana successiva è successo qualcosa mentre ascoltavo uno dei tuoi video più vecchi. Tra parentesi, non riuscivo a stare via e volevo condividere con te, con tutti gli altri che magari si sono arrabbiati, frustrati o pieni di domande. L'unico modo che in cui io posso avvicinarmi a spiegare quello che ho fatto esperienza. Non ho occhi eppure vedo tutto senza giudizio. Non sono consapevolezza, sono il letto in cui la consapevolezza dorme e si sveglia. Non sono un impulso, né un pensiero, né un concetto. Non vedo nessuno, anche oltre la connessione di tutto, perché io sono oltre il silenzio, senza voce, nessuna risposta è rifiutata e tutte le domande diventano ridicole, stupide. Tutte le forme si sciolgono nella mia vista senza vista. Tutto viene ridotto a senza sostanza e questa scelta.
Even now, days later, I feel e questa forma, like anche adesso, dopo diversi giorni sento il potere di questa esperienza. Sono così grata. Allora, Muji. Grazie. Grazie, maestro, per essere lì, apparentemente senza essere lì, e essere lì allo stesso tempo. Così io ho potuto fare esperienza per me stessa, le risposte miracolose alle mie domande, che hanno più significato di qualsiasi risposta che io abbia potuto ricevere in altri modi. La mia preghiera adesso è di permettere a questa esperienza di radicarsi così profondamente, in modo che questa prospettiva guidi la mia vita. Amore e gratitudine a tutti. D.L. Beth Ciesco. Nobody know? Ciesco. Is it from this planet or what? Nessuno sa? Ma è da questo pianeta o da dove? Ah, è un cognome. D.L. That's Beth Ciesco. Lo sai? Ok, grazie. D.L. Beth Ciesco. Beloved Guruji, thank you for calling upon me. Amato Guruji, grazie per avermi chiamata tanto tempo fa, e per piacere chiamami di nuovo e di nuovo ogni momento per portarmi alla verità, la verità che sta bruciando dentro. E sono due notti e due giorni che non dormo. C'è molta paura. E sento il fuoco di Shiva che brucia dentro, che distrugge tutto quello che io voglio trattenere. Domani dovrei partire, tornare alla mia vita normale, però mi sembra di stare scappando. Questo è un momento prezioso, non posso buttarlo via. Devo trovare tutta la forza del mio cuore per arrendermi allo sconosciuto. Dammi la mano, aiutami a saltare nel vuoto, così che io possa saltare con te, in te, Kailash. Sei qui, Kailash, l'hai scritto tu? Sono due notti e giorni che io non dormo. C'è molta paura. Ho il fuoco di Shiva che brucia dentro e che sta distruggendo tutto quello che io sto cercando di trattenere. È grazia? Sì. Il programma è di partire domani. La mente dice, no, non funziona, andiamocene, andiamo a divertirci. Il programma è di partire domani, di tornare alla mia vita quotidiana e rassicurante. Se tu fai questo, la mente ti darà il benvenuto. Oh, amore, torna dalla mamma. Guarda cosa ti è quasi successo. Sei quasi morta. E quindi io dico, la mente ti tratterà molto bene per un periodo, un breve periodo. A me sembra di stare scappando. Questo è un momento prezioso. Io non posso sprecarlo, buttarlo via. Ho bisogno di trovare la forza, tutta la forza del mio cuore per arrendermi allo sconosciuto. Ma tu lo conosci, lo sconosciuto? How are you gonna know something that has no history? Ignoto. Come fai a conoscere qualcosa che non ha storia? To touch that which has no history. E la mente ha paura di toccare quello che non ha storia. It's not bound to future. Non è legato alla storia, non è legato al futuro. Perché è senza tempo e la mente ha paura del senza tempo.
La mente vive nel tempo. La mente ti manderà sempre in un viaggio, ma il tuo sé è oltre il tempo, è qui, oltre il tempo. Devo trovare tutta la forza del mio cuore per arrendermi all'ignoto. Aiutami a saltare nel vuoto. Tienimi la mano. Tienimi nel tuo cuore, così che io possa saltare con te, in te. If and when you jump, there will be something that doesn't jump. Se e quando tu salti, ci sarà qualcosa che non salta. Guarderà il saltare che accade. E se quello che salta è fortunato, salterà di nuovo dentro quella cosa che non salta. Chi è che capisce? Chi è che coglie questo? Posso aggiungere una cosa? Mugi? Posso aggiungere qualcosa? Traduzione italiana? Thank you for calling me. Okay. Grazie. I want to just thank you. Thank you, thank you. Voglio semplicemente ringraziarti. Grazie, grazie. Stamattina ho scritto quella lettera nel tempio di Shiva e dopo ho sentito che tu eri già nel mio cuore e ci sei sempre stato e non sei mai andato via. This morning I wrote the letter in the Shiva temple, but when I finished writing the letter I felt that you were in my heart and you've always been here. E che mi tieni sempre per mano. And your hope. Holding always my hand. Always holding my hand. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. I love you. I love you also. I love you so much. I love you so much too. Ti voglio bene, ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio tanto bene. Grazie. Dear Gurudev, I wrote you three mails Gurudev, in the last three days, each saying the same thing. Ti ho scritto tre lettere negli ultimi tre giorni in a way, much of e dicevo sempre la stessa cosa in queste lettere. In realtà quello che ho scritto in queste nelle lettere precedenti mi sembra inutile. Ti sentivo parlare e c'era uno scoppio di gioia e di comprensione. Adesso continuo a guardare e a confermare il fatto che l'io che ti scrive è fenomenico e la cosa migliore da dire è che io non so, è vero, non sono niente, non c'è niente da dire. La lingua non può dire niente. In realtà ogni tentativo di dirlo sembra che lo distorca. Forse la cosa migliore da fare a questo punto è non dire niente, restarsene in silenzio, o come dici te, stare a marinare nella gioia pura dell'essere. Per grazia di Dio ho conosciuto il satsang. E tutto è assolutamente chiaro e in qualche modo ho cara questa voce nel profondo del cuore. Grazie Shri Gurudev. Om. As it was saying, I am still looking and confirming.
who is writing to you is phenomenal. Continuo a guardare, a confermare che l'io che ti scrive è fenomenico, e la cosa migliore da dire è che in realtà io non so. È vero, non sono niente. Non sono nessuna cosa, forse potreste dire così. Non ho neanche niente da dire. E la lingua in realtà non può comunicare questa cosa. Ogni tentativo di esprimerla in realtà la distorce. Le parole magari possono essere distorte, ma in realtà la cosa stessa, la verità, non può essere distorta. Forse la cosa migliore da fare adesso è starsene in silenzio. Chi è che se ne sta in silenzio? Si può fare questa domanda, no? Chi è che compierà questa azione? L'essere, forse? L'essere deve starsene in silenzio, forse? Non deve fare niente? Still it's okay, no? Oh, ma comunque va bene starsene in silenzio. Starsene in silenzio e stare e vivere così. E come dici te, stare a marinare nella gioia pura dell'essere. Ma mentre stai a marinare, ti fai cucini, ti fai la colazione, rispondi al telefono. No, è il numero sbagliato, ciao ciao. Mandi le mail. But still inside marinating. Guardi Facebook, ma dentro stai sempre a marinare. Non è che avverti gli altri, ragazzi, sto a marinare. No, continua la tua vita. Non fare affermazioni plateali. Smetterò di parlare. Perché? Perché l'universo si offende, forse? No, altrimenti crei qualcosa di naturale. A volte anche in India, no, incontro gente. Una volta ho incontrato uno Swami che dicevano voleva conoscermi, no? Satantrananda mi ha presentato. Salve, piacere, gli ho detto. Non parla, mi hanno detto. Ah, va bene. Poi tira fuori una cosa e ci scrive sopra. Sono felice di conoscerti. Scriveva. Allora mi è venuta voglia di tirare fuori gli occhiali e vedere e dire. Perché in realtà se uno scrive e poi parla, no? È come se parlasse. Lo chiamano Muni Baba, che vuol dire il Baba del silenzio. Però in realtà sta sempre a scrivere, comunica. Quindi vuol dire che se non usi parole, non parli? No, non necessariamente. A volte dentro sei silenzioso, ma usi le parole. Magari facciamo dei voti, non voglio parlare, non tocco le donne, non mangio formaggio, qualsiasi altra cosa. Sono affermazioni nette, no? Sono gli esseri umani che fanno queste regole. È ovvio, magari non hai voglia di parlare. Magari anche a me è successo, non mi andava di parlare. La gente veniva da me, però non mi andava di parlare. Non è che dicevo non parlerò mai. È diverso, no? Questo Baba invece voleva parlare, però ha già preso questo nome, il Baba del silenzio, il Baba silenzioso. Quindi era in grande difficoltà, perché come fai a chiamarti Baba del silenzio e poi parli, no? Quindi bisogna stare attenti. Forse la cosa migliore da fare a questo punto è di non dire niente, starsene in silenzio e stare a marinare nella gioia dell'essere. Per grazia di Dio ho conosciuto i tuoi satsang e tutto diventa assolutamente chiaro. Non dobbiamo fare promesse, grosse promesse, perché colui che fa le promesse è ancora qualcosa di fenomenico, è un fenomeno. Che vuol dire? Che
non può mantenerle queste promesse. Capite? Vorrebbe mantenerle. To say I will never do this, but why? Maybe you will do it. Non farò mai questa cosa, ma perché magari invece dovrei farla? In alcune situazioni è così. È meglio non fare affermazioni troppo nette. Continua a osservare dal luogo del sé. E lascia che la vita si svolga naturalmente, non crearti problemi da solo. Perché conosco una donna che è venuta da me una volta e mi ha detto: Muji, sei l'unica persona di cui mi posso affidare. Sei l'unico che non mi giudica. Sei l'unico che mi ascolta sempre. E io gli ho detto: no, non è vero. Perché è molto difficile. In realtà sembra bello, no? Però gli ho detto: no, non mi intrappolare, non voglio essere intrappolare, perché a volte, magari un giorno non vorrò più ascoltarti. Quindi se accetto il complimento e tu mi dici sei sempre gentile, hai sempre tempo per me, ma in realtà a volte non ho proprio tempo per te. Ma se accettassi questo complimento, allora mi ritroverai in situazioni in cui non voglio trovarmi. Non voglio fare questo tipo di promesse a nessuno, perché non sono necessarie. È una seduzione, no? Ti fanno un grosso complimento, ma in realtà poi ti tiene legato. È per questo che dico a Visvajit: va tutto bene, però non ti organizzare troppo, non dire da oggi farò questo. Magari in India è un po' così, no? Alcuni prendono delle decisioni e vogliono mantenersi fedeli a queste decisioni. Ho trovato che non è una cosa del tutto necessaria. Se volete per forza, magari non ditelo ad altri questi voti, ditelo a voi stessi semplicemente. Sì, vorrei essere un po' così, più avere questa qualità. Mantengo questa comprensione nel silenzio del cuore. Questa è una cosa buona. Grazie, Shri Gurudev. Om. Ti ho scritto tre email in tre giorni. Nelle email precedenti mi sembra superfluo. Adesso c'è una grande comprensione, uno scoppio di gioia, ma non vorrei aggiungere altre parole. Continuo a guardare, a confermare dentro di me che l'io che ti scrive è un fenomeno. E la cosa migliore che possa dire è che io non so. È un'ottima cosa questa. All my efforts to reach you have failed. Tutti i miei sforzi di raggiungerti sono falliti. Mi sento spezzato dentro. Dai questo desiderio di incontrarti e poi lo la vita è diventata un peso. Ti cerco ogni minuto della mia vita, eppure non ti sento nel mio cuore. Mi distrugge. Mi hai dato gli occhi per riconoscerti in diverse forme, eppure non riesco ad incontrarti. Ho aspettato così a lungo di incontrarti. Sei venuto, mi ha reso felice, ma non riesco a sentire la tua presenza. È passato più di un anno. Non ho sprecato neanche un minuto nel cercarti, eppure non ti ho trovato. Adesso mi rendo conto che non dipende da me, ma da te completamente. Non puoi mostrarmi un po' di compassione? Io non ho mai avuto amore fin dalla mia infanzia, che mi ha trasformato in un ricercatore di amore.
non posso avere almeno un vedere una piccola parte del tuo amore. Non puoi mostrarmi un po' di compassione? Che cosa deve fare uno per trovarti nel proprio cuore? L'amore non è sufficiente. Sono sospeso tra questo e quel mondo. Non è un bel posto dove trovarsi. Stanco, esausto. Il pensiero di arrendermi sorge nel mio cuore, ma dove andrò se non a casa? Cerca di sentire il mio dolore. È passato tanto tempo, ho bisogno di riposo, di rifugio. Nitti has to become netti netti. Nitti deve diventare netti netti, cioè non questo, non quello. Nitti deve diventare netti netti, che vuol dire non questo, né alcuna di queste cose. Tu magari stai cercando qualcosa, un'immagine creata dalla tua mente e che non riesce a darti. Tutte le cose che tu stai cercando sono tutte le cose che non puoi essere. Com'è furba e intelligente la mente. Tutti i miei sforzi di raggiungerti sono falliti. Mi sento spezzato dentro. Dai questo desiderio di incontrarti e poi è un'umiliazione. Non capisco. La vita è diventata un peso. Ti cerco ogni minuto della mia vita, ma non ti sento nel mio cuore. Mi distrugge. Cosa può nascondere questo? È come nascondere l'ovvio. Cosa può nascondere l'ovvio? Cosa può perdere l'ovvio? Non trovare l'ovvio? Solo una incomprensione, credere nella mente, la versione che la mente ha del sé, dell'appagamento, un miraggio, un altro miraggio. Ma io non sono un miraggio e né lo sei tu. Solo una proiezione del tuo sé è un miraggio e crea altri miraggi di sé. Quindi quando io dico Nitti deve diventare netti netti, devi mettere tutto via, devi metterlo giù. Come si fa ad abbandonare tutto questo? Anche se tu lo abbandoni completamente per un secondo, siamo tutti Nitti e diventiamo netti netti per un secondo. Il che significa non toccare alcuna cosa che ha a che fare col passato, col futuro o un'immagine, un autoritratto. Non essere niente completamente, anche per un secondo. Non immaginare di averlo fatto, fallo. Nell'assenza di quello che hai dimenticato, di colui che ha dimenticato, rimani a quello che rimane, dimmi quello che trovi, chi c'è lì? Light is here. The light is here. La luce è qui. La luce è qui. Ma chi vede la luce? Ma chi vede la luce anche? Chi la vede anche la luce? Perché anche se la luce se ne va, la sua assenza verrà notata. Ma da cosa? Quello che rimane può essere deluso? Missing or lacking something? For one second, touch
può mancargli qualcosa. Per un secondo tocca, per un secondo, o meglio, scompari in un secondo. Cosa vuol dire? Non sto parlando di scemenze. Per un secondo non toccare niente. Non trattenere nessun autoritratto. Non sai chi sei. Because who you think you are has not served you. Perché chi tu credi di essere non ti ha servito, non ti ha dato beneficio. Io ti cerco ogni secondo della mia vita, eppure non ti sento nel mio cuore. Ma chi sei tu che parli? Chi sta parlando? Io ti cerco ogni secondo della mia vita, eppure non ti sento nel mio cuore. Per piacere, dimmi di chi sono queste parole, chi parla, chi dice queste cose. È la verità? È questo che parla, colui che parla, è la verità. Eppure l'identità rende questa idea immaginata, la credi in esistenza e diventa reale per te. Il potere del credere. Quindi nel satsang, se tu hai seguito, chi è questo? Vedi, nessuno si chiede chi è questo. Lo prendiamo come fatto. Guarda, questo sono io, lo sento. Questo è dentro, profondo nel mio cuore. E anche quella è una menzogna. È una menzogna. E quello che la dice è un bugiardo. È solo immaginato. Puoi venire con me. Perché tu crederai queste cose, ma a breve le butterai via. Se le butti via, ti butti via anche te? Hai solo buttato una versione delle tue proiezioni. Hai solo buttato via una versione di te. Puoi mai buttare via te? Butta via tutto per un secondo. C'è qualcosa che è qui che non può essere buttato via. Anche quando quello che lo butta è lui stesso buttato, c'è qualcosa che non può essere buttato. Riconosci questo. Non hai bisogno di immaginarlo, perché se segui la mia guida, non ti incoraggio a immaginare. Se tu hai un po' di coraggio, butta via tutto, anche colui che butta. E rimani, è quello che rimane da solo. Chi lo farà? Sì, è sufficiente, infatti. Mi hai dato gli occhi per riconoscerti in forme diverse, eppure io non posso conoscerti. Ti ho aspettato a lungo, sei venuto, mi ha reso felice, ma non sento la tua presenza. Tu non puoi sentire la mia presenza separata da te. Io sono la tua presenza. I am your presence and your absence. Io sono la tua presenza e la tua assenza percepita. But you want to experience me as other. Ma tu vuoi sentirmi, conoscermi come un altro, separato, quando io sono io e anche e così sei tu. Io credo che è stato uno che ha detto l'unica cosa che crea un senso di separazione tra te e me è la mia percezione di te come un altro o il mio percepire te come te e non come me. Dearest Mujiji, love. Last Sunday, caro Mujiji,
Amore, l'ultima domenica hai chiesto chi è che vuole servire, stare a servizio. In realtà non è una citazione corretta di quello che è successo. Quando stai a servizio, pensi di servire gli altri, ma in realtà sei al servizio di te stesso. Ma ci vuole un po' accoglierlo, perché la sensazione che ci siano degli altri è molto forte. Prima di prendere il nome Giovanni, Susanna, Enrico, il nome che avevi era io sono il nostro nome. E poi hai preso un altro nome, io sono Giovanni. Ma io sono non è Giovanni. Io sono è Dio. Io sono è uno dei nomi di Dio. Nessuno ve l'ha insegnato questo nome. I vostri genitori non ve l'hanno dato questo nome. L'io sono sorge automaticamente dalla coscienza, è il suono della coscienza. È la coscienza e la forza vitale che si annunciano nel corpo e dicono io sono, io esisto qui. Quindi tutti lo conoscono, l'io sono. È un nome che non ci è stato insegnato, che non ci è stato dato. Io sono. È una frase completa in se stessa. Non è una sentenza a vita, è una sentenza eterna. Vivo in un luogo molto sporco. Amo Madre Terra e quindi raccolgo la spazzatura da per terra. Insomma. E mi rende molto gioioso. Recentemente la grazia mi sostiene perché ho trovato 10 monete polacche. In realtà questa moneta non la conosco. Grazie di questo e di tante altre cose. Pawel Prakash. Old egg living in Poland, sitting at the front, waiting to Vivo in Polonia. Sono yes, glory to Mujiji. Un vecchio uovo che aspetta di rompersi. Pawel Prakash Ivanovich. Is right? Ivanovich. Huh? Pawel Prakash. Pavel Prakash. Pavel Ivanovich. Ivanovich. Prakash. Ivanovich. 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 That's an old egg. Living in Poland, sitting at the front, waiting to hatch. È un uovo vecchio che vive in Polonia e aspetta di aprirsi. There is Guruji. By your grace, aspetta di uscire dal guscio. I have now realized self is not what I am looking for. Caro Guruji, grazie ai tuoi insegnamenti inesauribili, ho scoperto non tanto ciò che cerco, ma ciò da cui cerco. Tutto ciò che accade, accade nel sé. La persona, la mente e il corpo sono incarnazioni limitate del sé e sono incarnazioni avatar limitate. Eppure l'attenzione si rivolge a queste cose, però questa attenzione si riduce sempre più. The game of find yourself is the greatest trick ever because you can never find it as long as we search for. Distolgono l'attenzione di chi guarda nascondendo un oggetto. But big but. Ma even with this realization there is a preference in the state anche con questa comprensione
hanno preferenza, preferisco alcuni stati piuttosto che altri. Per esempio, c'è la preferenza di trovarmi in uno stato di amore più che in uno stato di irritazione. Perché questo? Il cielo non preferisce alcune nuvole ad altre. In that case, what is there to do? So is a realized person in the same footing as an ignorant person? Both are persons. No. No. È una persona realizzata allo stesso livello di una persona che non lo è. Qualcosa mi dice che devo essere vigilante, sempre vigilante, non dimenticare mai chi sono. Entro parentesi, Guruji, tu dirai prima di ricordare, prima di dimenticare, tu sei. Ma chi dovrebbe essere vigilante? Chi dovrebbe applicare i tuoi insegnamenti e risvegliarsi? Grazie, grazie, grazie. La amore, amore, amore. Mira, Sacramento, California. Ok. Quindi, torno qui. Hai fatto l'esempio. Presumo che il cielo non subisce il movimento delle nuvole, così come uno schermo non subisce i movimenti delle scene. È vero. In quel caso, cos'è che c'è da fare? Quindi, una persona realizzata è allo stesso livello di un ignorante, tra parentesi, tutte e due sono persone. La persona realizzata non è una persona. Quello che è risvegliato non è una persona. Una persona è un tipo di coscienza, non è un fatto della coscienza. Una persona non è un fatto. È una... invenzione. Vuol dire che tu sei un'invenzione? No, tu sei il fatto della coscienza che sogna di essere una persona che è pure coscienza, ma ad un livello limitato. Questo diventerà sempre più chiaro. Qualcosa mi dice che io devo essere vigilante, devo essere sempre vigilante, di non dimenticare mai chi sono. Beh, per un breve periodo, fino a quando l'incantesimo è spezzato, ma gradualmente ricordi tu questo ripetendo. E quindi, ripetendo, gradualmente ritorni al tuo sé naturale. Guruji, tu adesso dici, prima di ricordare e prima di dimenticare, tu sei. Sì, posso dire questo. Sì, ma chi dovrebbe vigilare e chi dovrebbe applicare i tuoi insegnamenti e svegliarsi? Colui che immagina di essere una persona è pur sempre la coscienza che sogna. E così come quando sogni e suona la sveglia e lo senti mentre sogni, e la sveglia dice svegliati, tu stai sognando che sei su un cammello nel deserto. Sta facendo caldo e poi prrr, prrr, prrr. Cos'è questo? Ti svegli e sei nella tua stanza. E la sveglia era nel tuo sogno? Quindi qualcosa mi dice che devo vigilare, essere sempre vigilante e non dimenticare mai chi sono. E Guruji, tu adesso, sì. Ma chi deve vigilare? Chi deve applicare i tuoi insegnamenti e svegliarsi? Colui che è confuso sulla sua stessa natura? La persona, la coscienza che fa esperienza di un stato di delusione. Sometimes these neo-advaitists, they call themselves like this. A volte
Ci sono questi insegnanti di Neo Advaita. Li ammazzo tutti. They won't come and try this here. Dearest Master, you have non verranno qui davanti a me. Caro maestro, mi hai condotto, mi hai disegnato una mappa magnifica. Sei andato avanti fino a che la comprensione è penetrata dentro di me. Tu mi mostri chi sono nel campo della percezione. È una canzone che suona il mio cuore. Qualsiasi cosa avvenga, resta il sé. È molto semplice, è un rifugio benedetto. È inconoscibile, però lo percepisco. Sappi che questo qui è qui per i tuoi insegnamenti. Sempre qui, sali. Ottimo. Does it sound violent? I say I kill them. Sembrava violento quando ho detto li ammazzo. I mean, I kill those arguments, you know? Voglio dire che ammazzo quelle discussioni. I don't know if perché you mi mettono nei pasticci. You are speaking now. Non so se leggerai mai queste parole. From September the 3rd satsang. Parli in questo computer. Of which e quindi va tutto bene dal satsang del 3 settembre, di cui ho potuto vedere semplicemente solo una mezz'ora. Tu sei qui, io sono qui. Il tempo non esiste. Il mio cuore è unito a tutte le domande. E prima della domanda, prima della risposta, non c'è nessuna domanda. Thank you so much. Love is always abiding. Io sono sempre. Grazie. Con grande affetto. C'è sempre una grande freschezza nel confermare quello che dici. Che gioia. Daniel da Minneapolis. Dearest Muji, my love for Ramana Maharshi brought me to you in my Caro Muji, il mio amore per Ramana Maharshi mi ha portato a te nella mia ricerca della verità. Le tue parole e la tua presenza splendono da YouTube e mi riempiono il cuore di luce. Nella mia educazione cristiana non riuscivo a vedere ciò che mi mostri tu. E adesso che sento le parole di Ramana o di Cristo, il significato è così profondo. E più sto insieme a te, e più il significato si approfondisce. Si potrebbe dire che un ruscello è diventato un fiume in piena quando sono in tua presenza. Vorrei che fosse così anche quando sono da solo. Qual è la differenza? Perché c'è differenza? Di notte, di solito, la mente prende il sopravvento, ha una grande forza e i pensieri sono casuali e mi portano in film mentali. Di solito mi fa addormentare, ma in qualche modo non riesco a tornare indietro. Invece, nella vita diurna, sembra che ho più capacità di restare nell'essere. Terza domanda. Hai mai parlato degli adolescenti
E come fanno i genitori a ispirarli, a dargli ispirazione di ricercare la comprensione del sé? È difficile. Qui ci sono un po' di adolescenti, no? Muggi, ti amo, ho un grande affetto per te, spero di poterti incontrare un giorno. Illinois, Stati Uniti. USA. I like this. Asking to what have you ever spoken about teenagers and how parents may inspire them towards self-realization? Hai mai parlato degli adolescenti e come fanno i genitori a guidarli verso la realizzazione del sé? Beh, i genitori dovrebbero aver compreso il sé prima di tutto. In realtà a volte è l'adolescente che si realizza e poi deve andare dai genitori lui. Non puoi guidare qualcuno da qualche parte dove non sei già, altrimenti è solo un segno. Prima ti devi risvegliare e poi gli altri in qualche modo ci puoi parlare. Anche Gesù, no, dice nella Bibbia, non cercare di togliere lo sporco dagli occhi degli altri quando c'è sporco nei vostri occhi. Prima pulitevi gli occhi e poi potrete guardare abbastanza chiaramente da pulire gli occhi agli altri. È la stessa cosa, no? Prima ti devi risvegliare te. E a quel punto il tuo atteggiamento sarà corretto, la tua saggezza sarà quella perfetta per risvegliare gli altri. Altrimenti guidi gli altri a partire da un punto di vista personale. You're tired? Siete stanchi? No. Caro Muggi, seguo i tuoi video e i tuoi insegnamenti e ho sentito molto sollievo da molto della sofferenza della mia vita. Vivo in Florida e siamo di fronte a un uragano catastrofico che dovrebbe colpirci nei prossimi giorni. Appena due settimane fa l'uragano Harvey ha provocato tanto danni alla città di Houston e adesso le persone sono terrorizzate dal fatto che questo uragano è molto più potente, ma è normale avere paura di questi fenomeni naturali. Io cerco di rimanere neutrali, ma essendo vicino alla mia famiglia mi fanno diventare stressata, perché hai qualche parola, qualche suggerimento? Cosa farebbe il Buddha in una situazione del genere? E spero che questo messaggio ti arrivi prima che arrivi l'uragano. Amore, Jamvant. Ramutar, Jambravant, Ramutar. So I live in Florida and we are facing a catastrophic hurricane. Quindi vivo in Florida e ci troviamo di fronte ad un uragano catastrofico che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non so quando è stata scritta questa. Due settimane fa l'uragano Harvey ha creato tanti danni nella città di Houston, nel Texas, e adesso le persone sono terrorizzate perché questo uragano è ancora più potente. È normale avere paura di fronte a questi disastri naturali? Sì, a volte sì, quando senti che qualcosa di molto potente sta per accadere, io sento che colui che si è preparato, che cosa, per l'uragano? No, per qualsiasi cosa. Tu ti sei preparato dentro, non per l'uragano, no, per Dio, per la verità. Vedi, per te stesso, per il tuo sé, e quando qualsiasi cosa arriva, tu trovi che in qualche modo
qualche potere presente dentro con te, con me, e non solo con me, ma quel potere si estenderà la sua grazia verso chiunque può essere servito in quel momento. Certo, l'uragano arriva, gli alberi si piegano, ma qualcosa dentro dice va bene, ok, c'è qualcosa che è ok, che non si eccita facilmente. Tu farai quello che è necessario fare. Is it normal to be afraid of natural things such as this? È normale avere paura di disastri naturali come questi? Sì, magari in quel momento intenso, magari immagina se su un aereo che sta cadendo, che fai? Dice, non esiste, no, qualcosa dentro succederà, magari palpitazioni, ma al di sotto di questo non c'è qualcosa di più forte, ma questo dipende da quanto tu guardi adesso, osservi adesso, tu adesso hai il tempo di guardare, la vita ti manderà situazioni che ti testeranno, non per farti fallire, ma per farti trovare più forza, per vedere se quello che tu dici con la tua bocca è vero nella vita. E questi test sono necessari. A volte dobbiamo vivere, uscire fuori per vedere se la forza è con te o se è solo assahaggia. Devi andare a vedere, a volte devi essere lasciato solo. Io dicevo alcuni giorni fa, all'inizio di Sahajad, andavamo a Londra, dovevamo andare in quei giorni, magari eravamo 8 persone qua a Monte Sahajad, magari sto esagerando, però dovevamo tornare a Londra e Omi doveva tornare negli Stati Uniti. Omkara, dove sei? Quindi doveva andare negli Stati Uniti e poi noi siamo andati. Eccola lì che saluta. Siamo andati a Londra, ma lei non poteva andare a Londra, non so per quale motivo, visa, non la volevano in Inghilterra praticamente. Non per passare alcuni giorni, magari solo di passaggio. Quindi abbiamo detto, oh, scusa, ci dispiace, dobbiamo lasciarti. Siamo andati e lei è dovuta rimanere con Prembodhi, è dovuta rimanere lì. Quindi abbiamo detto, ciao, Omi, ci dispiace. Quindi lei è dovuta rimanere da sola, credo per 2 settimane. Poi siamo andati, dove? A Londra. E poi è arrivato il momento che doveva tornare negli Stati Uniti e poi si è fermata a Londra per una notte, è venuta a casa mia per una notte. Quando l'ho vista abbiamo parlato per alcuni minuti. Appena l'ho vista mi sono reso conto che c'era qualcosa di diverso. Quando abbiamo parlato ho detto, ma è questa la stessa Omi? Che cos'era successo? Prima di tutto, tutte le paure, sarò da sola. Ha dovuto superarle e andare più in profondità e ha trovato qualcosa. E quella cosa che ha trovato era la cosa più saggia che io le ho sentito mai dire, le parole più sagge, perché devi trovarle tu, senza distrazione, sei forzata. A volte è bene che vieni rinchiuso, magari ti vai in prigione, qualcuno ti picchia. Perché una realizzazione d'emergenza, magari vuoi cambiare qualcosa per tanto tempo, ma qualcuno ti picchia per strada e improvvisamente se ne va. Vedi? Non è che io speri che questo accada a voi, ma a volte accade così. Cerco di rimanere nella mia neutralità, ma essendo attorno alla mia famiglia fa alzare il mio stato di ansia, perché sono tutti pieni dal panico. Può essere tu in un posto dove tutti sono presi dal panico, ma la tua pace non viene disturbata. A volte ti disturbano.
E l'unico modo in cui tu puoi trovare pace è di fare finta di essere preoccupato. Perché se no ti dicono, ma che fai, non te ne frega niente, non ti interessa se moriamo, no. So soon I find myself panicking. Any words of advice? Quindi, e così mi trovo anch'io presa dal panico. Hai qualche suggerimento? Cosa faresti tu o il Buddha in una situazione del genere? Spero che questo messaggio ti arrivi prima che l'uragano arrivi da me. Oggi è domenica. È successo ieri. Sta accadendo adesso. Cerchiamo di chiamarla. We'll find out what happened there. Dear Master, I'm used to hearing what you are saying with love. Scopriremo che è successo. But I have a small problem, so would you like to answer my question? Ho un piccolo problema. My conscious life. Potresti rispondere alla mia domanda? La mia vita cosciente è piena di pace e silenzio, ma la notte è tremendo. C'è una grande incomprensione, confusione. Perché è così? A volte sembra un racconto di Edgar Allan Poe. Sometimes it's like Edgar Allan Poe. Visions. I do not know what to do. A volte sembrano le visioni di Edgar Allan Poe. Non so che fare. Johnny from Poland. Sono grato se mi rispondi. Johnny dalla Polonia. Ma che Johnny è un nome polacco? Oh, Johnny is what then? Oh, okay. Maybe it's from Florida and got blown over to Poland. Sorry. So my conscious life is, I'm going to get in so much trouble because of this now. La mia vita mi cacciano i pasticci con questa sera della Florida. La mia vita cosciente è piena di pace e silenzio, ma di notte è tremendo. C'è grande incomprensione, confusione. Perché è così? A volte nello stato di veglia usiamo troppo la mente, siamo sempre... La mente egoica è sempre in marcia, no? Sempre attiva, non è in folle. C'è qualcuno che nello stato di veglia ha la mente che è sempre in marcia, sempre attiva? Se è così, di notte vorresti chiudere tutto, questa energia statica è ancora là. Ma prima non li notavi a causa di tutti gli altri rumori, quindi il tuo rumore nel traffico del rumore collettivo, non percepivi il tuo rumore, ma quando sei da solo senti il rumore tuo, no? Di giorno tutti si muovono e sembrano immersi in questo stesso rumore, ma adesso... Bisogna spengere le luci e continua questo rumore. Ma non sei tu questo rumore. Magari dici, vabbè, ma a che mi serve saperlo? Perché se non se ne va il rumore. No, aspetta. Non mi fermo qua. Perché il rumore non sei tu. Voglio che tu sia consapevole che te stesso, il vero te stesso, non è questo rumore, semplicemente dentro di te avviene questo rumore. Se il rumore lo percepisci attraverso un'identificazione personale, verrai disturbato o turbato da questo rumore. Ma se invece sei in grado di osservarlo come se fosse un qualsiasi altro fenomeno, senza identificarti, solo osservazione,
e non devi portare l'attenzione a ciò che salta qua e là, ma allo spazio entro cui salta. Allora in qualche modo lo percepirai in modo diverso questo rumore e non ne verrai turbato, disturbato. È per questo che dicevo, c'è un amico che vive vicino all'aeroporto e sono andato da lui a prendere il tè. E ogni tanto si sentiva questo rumore immenso, le cose tremavano. Ragazzi, ma come fate a vivere qua? Ma perché? Ma tutto sto rumore, no? Ah, dici gli aerei? Ma no, non sono un problema, ti abitui. E tu pensi, non vorrei neanche abituarmi, però in realtà ti abitui. C'è qualcosa che smette di reagire, di combattere. È l'intelligenza che fa un compromesso e dice, mi piace la mia casa, voglio essere felice qui. Lascerò che gli aerei mi caccino via? No. Accetti il fatto che ci siano gli aerei. Non devi neanche dirlo, no? In qualche modo dici, non posso farci niente. C'è qualcosa che si rilassa e tutto torna a posto. È qualcosa che facciamo tutti i giorni, anche senza esserne troppo consapevoli. Quindi, la mia vita cosciente è piena di tranquillità e di silenzio, ma la notte è tremenda, piena di inconfusioni. Chi è che è confuso? Usa questa domanda, no? Non in maniera meccanica o cinica. Come se stessi davvero ricercando. Immagina che questo è il tuo nuovo lavoro, no? Il salario è ottimo, la paga è ottima. Qual è il tuo lavoro? Scoprire chi è che è confuso, chi è che si sente intrappolato, oppure chi è incomprensibile, non comprende. In qualche modo poi devi fare una relazione, no? E dire cosa hai scoperto. In questo modo magari tratterai la cosa con meno coinvolgimento personale, è il tuo lavoro, lo fai seriamente. Va bene, cosa hai scoperto? Raccontaci. Sì, sento una confusione, però in realtà non c'è qualcuno. E questo senso di essere intrappolato, hai trovato qualcuno? No. Ho cercato dappertutto, ma non ho trovato nessuno che fosse intrappolato. Nella testa non ho trovato nessuno che era intrappolato, c'era solo come una sensazione. E quindi quali sono le tue conclusioni? Sono semplicemente sensazioni che si muovono dentro di me, ma non sono personali. Ah, ottima scoperta. E questa scoperta è stata bella per te? Ah, è stata una cosa straordinaria, perché pensavo che fossi io intrappolato e non ero io per niente. Se invece ti identifichi, dici, no, non sono sicuro se ho capito bene. Il rapporto che hai con te stesso allora è diverso, no? C'è la tua storia a cui sei legato. Ma questa storia riesci a tenerla in piedi solo se c'è qualcuno che ti ascolta. Ma io non ho nessuna voglia di ascoltarti, capito? Prima di tutto non ti credo. E questo è un grande valore aggiunto, perché della tua storia non ne parleremo per molto tempo. E se nessuno vuole ascoltare la tua storia e non ti consola, dice non ti preoccupare, domani andrà meglio. In realtà te la lascerai alle spalle questa storia. Sapete, in Inghilterra la gente dice sì, la mia mente. È quasi di moda di parlare della propria mente. La mente è complessa. E io a volte dico, sai, in Giamaica se dici queste cose la gente pensa che sei pazzo e che ti devono portare all'ospedale. E sai che fai a quel punto? Non le dici queste cose. And people just not give you any respect. Perché sennò ti credono pazzo. E allora non ti rispettano, no? Pensano, ma questa è pazza da negare. In Inghilterra invece
al pub parlano della mente, no? La mia mente, quindi è socialmente accettato. Anzi, in qualche modo è la cultura generale, no? La cultura diffusa. Però è una conversazione molto meschina. And they don't even take you to hospital, take you to jail, basically. Se ne parli in Giamaica, invece pensano che sei proprio pazzo. Anzi, non ti portano neanche in ospedale, ti portano in prigione. Quindi questo sbaglio non lo farai due volte. Quindi Johnny, il polacco Johnny, mi chiede. A volte mi sembrano visioni di Edgar Allan Poe. Very dark. Very dark, dark poems. I don't know, non conosco queste, le visioni di questo signor Poe. Però la risposta che ho dato è sufficiente, no? Ascolta me oppure al signor Popò. Please, master, put the light for one second on this question about the tenderly. Ti prego, maestro, porta l'attenzione a questa domanda. Like silence with silence about silence in silence. Per esempio, parlare del silenzio in silenzio sul silenzio. La risposta è stata già data. Eppure, in qualche modo, c'è bisogno di comunicare nuovamente con te. Le parole non sono necessarie, ma le parole che provengono da te sono più che benvenute. A tutta birra, con tutta l'attenzione possibile. Vasiliev. Where is this one from? Vasiliev. Da dove viene questo qui? Dalla Russia. Per un secondo porta l'attenzione a questa domanda. È un bisogno di avere una comunicazione tenera con te. Sul silenzio, dal silenzio, nel silenzio. Vuoi rispondere tu a questa? La risposta a tutte le domande è già stata data, eppure c'è questo bisogno di un bisogno salutare di stare in comunicazione con te, di comunicare con te. Non capisco la domanda. Le parole non sono necessarie, ma quelle che vengono da te sono benvenute. E comunichiamo nel silenzio, col silenzio, come se fossimo silenzio. My dearest master, I wanted you to write about my. I wanted you amato maestro, to write about my experience about last Sunday. Volevo che tu scrivessi della mia esperienza durante il satsang, dell'ultimo satsang, ma adesso le mie parole sembrano scomparire. Quindi posso solo dire grazie, grazie. Tu hai detto no. Alla mia mano che si alzava mentre tu spiegavi l'invito, era come lampi e tuoni, e io mi sono così ignorato, lacrime, pieno di lacrime, e poi bellissimo, tutto questo è scomparso e ho sentito la benedizione di questo. A volte ci sono dei momenti in cui l'arroganza sorge a proposito di questo, però passa e scompare. Voglio ringraziarti per il tuo amore che mi tocca così profondamente. Ho avuto un soggiorno bellissimo al Sangha Bhavan. Stare lì è stato uno dei più bei regali che mi sono potuta fare, in gratitudine ai tuoi piedi. Hilda dall'Olanda. Hilda. Hilda.
So I think I remember, I don't remember specifically because a few people. Quindi io credo di ricordare, non ricordo specificamente perché diverse persone alzano la mano mentre faccio durante l'invito e dico no, non è questo il momento, non interrompere il mio flusso. Feelings of rejection. Cosa succede è che sentono, hanno sensazioni di essere rifiutati, anche Kailash si sentiva ignorata, rifiutata, ha alzato la mano, io invece ho chiamato un altro. Allora, quindi cosa fare? Tu noti che qualcosa si sente rifiutato, quindi osserva chi, cosa si sente rifiutato. È chiaro che se 15 persone alzano la mano e io chiamo qualcun altro e ti senti, oh, mi ha rifiutato di nuovo. Quindi tu hai detto no alla mia mano che alla mano che alzavo mentre tu spiegavi l'invito. È stato come lampi e tuoni. Mi sono sentita ignorata di nuovo. Lacrime. E poi tutto invece è stato bellissimo. A volte questo deve accadere. A volte la sensazione di essere rifiutato, ignorato, è doloroso. Ma poi qualcosa raggiunge un posto, uno spazio, perché la mente vuole essere, ah sì, per piacere, oh. Ma poi, puff, ti ricevi una pedata. È quello che è successo anche con Papa G e me. Mi ha chiamato, pensavo che mi abbracciasse e invece puff puff. You wouldn't ask for it, you know? Like sometimes non lo chiederesti. If I knew, sai, come a volte io dico, se io sapessi, se io avessi saputo come le cose sarebbero accadute in Portogallo, non avrei cominciato, non mi sto lamentando, però ci sono delle complessità. Per esempio, Dio mi ha sono venuto qui e non mi ha dato nessuna indicazione che le estati sarebbero state così calde qua. Mi ha truccato. Non sarei venuto, ma poi tante cose bellissime sono accadute. Caro amato maestro, grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore. I tuoi insegnamenti, il tuo invito ha cambiato la mia vita e la cambia ogni giorno. Che regalo dall'universo. Questo è stato un grande passo dalla morte alla vita. Il mio nome è Esta. Originalmente dalla Spagna, vivo in America da più di 10 anni, ho una figlia di 18 mesi, Adara, che è stato un dono da Dio nella mia vita. Da quando l'ho avuta, ho voluto trovare Dio e poi ho trovato te attraverso un amico su YouTube. Andiamo in Spagna, metà settembre. E mi farebbe piacere essere nella tua presenza, sarebbe un altro dono da Dio. Arriveremo a Montesahaja a ottobre e staremo per più o meno sette giorni. Tanto, tanto amore a te, a tutto il team e tutte le persone che creano i video, che li rendono possibili. Ai tuoi piedi, Esther Lopez Riviera, New York. Qualcuno mi ricorderà quando vengono. I didn't expect that. And it's a big one. Non me l'aspettavo, eh? Questa è lunga. Caro pastore. You're all meant to go. Guys. In teoria dovreste dire beh. Please accept this note as a genuine and sincere concern. Ti prego. Rather than as a lack of respect. Accetta questo appunto. Non è una mancanza di rispetto, ma una preoccupazione sincera.
Col mio sangha verremo a Zimar nel ritiro di silenzio. A volte mi sento un po' a disagio. The movement behind you seem to be taking, even though I appreciate very much the implication of all during the one sangha gathering that I followed entirely online recently. Thank you for that. That was wonderful. Thank you also for the Sahaja. A volte ho difficoltà agli orientamenti che danno a Monte Sahaja. When most shout your name in unison, Jay, at the end of Arti, for example. Quando per esempio urlano Jay alla fine dell'Arti, which is like a celebration. Mi disturba? Ti disturba? Don't like that. È una, è un festeggiamento. No, non ti piace. Poi quando vedo una tendenza a venerare la tua persona invece di seguire le tue indicazioni interiormente, mi ricorda del gabbiano Jonathan Livingston. E gli altri gabbiani idealizzavano oppure condannavano invece di seguirne l'esempio. Ma tu spieghi che ci sono diversi tipi di discepoli. Abbiamo passato molto tempo in India e in India è veramente una cosa naturale che toccare i piedi dei genitori, per esempio, delle persone per cui provi rispetto. La gente sta seduta per terra, stanno comodi così, cucinano per terra. Anch'io ho sentito sempre come un privilegio toccare i piedi del mio maestro. Ma invece per la mente dell'occidentale in realtà è una cosa tremenda. Io dico semplicemente che la gente mi mostra rispetto, gratitudine o amore. Dovrei impedire alla gente di fare queste cose se lo sento nel profondo del cuore? Non incoraggio nessuno a toccare i miei piedi, non chiedo a nessuno, ma non trovo che sia qualcosa di sbagliato se lo senti nel cuore, no? Conosco la gioia, anche l'efficacia di fare una cosa del genere. Ma la gente invece lo condanna, dice, che fanno? Dice, perché gli toccano i piedi? Cosa dovrei fare? No, non toccare i miei piedi. Si inchinano per le cose più tremende, ma in realtà per esprimere rispetto verso qualcuno che ti riporta alla vita è una cosa disgustosa per alcuni. Non so cosa si immaginano, come se io li comandasse o li controllasse o controllassi la mente della gente. Mi accusano di questo, ma non so di cosa parlano, in qualche modo. La prossima cosa, quando la gente si aspetta che tu faccia miracoli, in realtà è Dio che fa miracoli, però qui accade. In realtà la gente non è che si aspetta i miracoli, viene e parla e dice che, per esempio, mia madre si deve fare un'operazione, in qualche modo lo abbandono a Dio, lo do a Dio, in base alla sua volontà, tanta gente guarisce. Dovrei fermare una cosa del genere, dovrei impedirla, perché la gente si sente a disagio. Un'altra cosa. Durante l'invito si danno risposte e sembra un catechismo. Means what?
because you're all nel catechismo cattolico. It doesn't seem to someone that they like you're all kind of like dato che yes, dato che rispondete all'unisono alle mie domande durante l'invito, sembra che in qualche modo vi abbia ingannato, vi abbia ipnotizzato. Però you're not supposed to answer like that. You're supposed to answer. Some says yes, some says no, sometimes some say perhaps, sometimes some says yeah, yeah, maybe could be. That's what human beings are used to. In realtà le domande dovreste, la gente è abituata a sentire opinioni, no? A volte sì, a volte no, a volte forse, ma in realtà durante l'invito la gente guarda, si guarda dentro e conferma in base al cuore. E come fai a parlare di qualcosa che è al di là dei sensi? Perché la gente dà tutta la stessa risposta? Ci deve essere un'ipnosi in corso. È la persona che pensa troppo, usa troppo la sua mente e conosce troppo solo l'esperienza degli uomini comuni. Ma è stupendo che la gente che non viene indottrinata, non è indottrinata eppure dà sempre la stessa risposta durante l'invito. Che cosa vuol dire? Non viene dalla mente egoica, non vengono dalla mente egoica queste risposte. Viene dal cuore, perché il cuore non può essere in disaccordo con se stesso. Questo signore si firma. So I feel uneasy. La tua pecora nera. Mi sento a disagio. Our gathering takes the appearance of a Hindu cult or sect. Durante queste risposte dell'invito. Whose gatherings? Where gatherings? Our gatherings take the appearance of Hindu cult. So what? I nostri raduni sembrano cose hindù. Se rimani intrappolato in questa mentalità, che è un culto qualsiasi cosa, o una setta qualsiasi cosa, che sia diversa dalla tua mentalità. Anche il Buddha... Shepherd, sheep. Anche i seguaci del Buddha venivano chiamati una setta, anche i seguaci di Gesù venivano considerati una setta. Noi non siamo una setta, ma un insetto. Un insetto. Molta gente ha questo tipo di pregiudizi. Non capiscono. When everybody called each other beloved at all the time, it sounds a bit unnatural to me. Yes. But when people call each other, you idiot. Mi sembra un po' innaturale che tutti si chiamano amato. Ma quando la gente si chiama idiota, sì, è una cosa normale invece. Ci siamo abituati a queste cose, no? La gente che si fa gestacci, questa è una cosa normale. La gente che... Ma se qualcuno sorride invece, strano quel tipo. Qualcuno che ama è una setta. Che dire? Ma io in realtà apprezzo che tu abbia il coraggio di esprimere questi dubbi. Ho chiesto di venire a Monte Saja, ma non mi è stato dato il permesso. Quando sono ospite e quindi vorrei che believing it is not mere arrogance on my part and that I am probably not the only one in the world feeling this way. That is true. I humbly request that you shed some light on the matter. I remain forever grateful for your pointing towards the truth. With love, chiedo umilmente che tu in qualche modo getti luce su questi argomenti. Sangha publicly, so I won't say what that is. It's the name is there and things, so I won't say what that is. But these points, you know, I respond like this because I used to get a lot of this.
questi punti in realtà reagisco così perché molta gente mi fa questi... Quello che succede è che quando la luce della coscienza indica veramente ciò che in qualche modo impedisce la nostra comprensione finale, questo il lato oscuro della nostra natura si ribella e questa energia vuole scappare via. Sei tu che vuoi scappare? No, non sei tu che vuoi scappare. C'è qualcosa dentro di noi che si sente a disagio, profondamente a disagio, quando arriva la vera opportunità di risvegliarsi. Non c'è opportunità, non c'è... Magari la mente ti incoraggia ad andare al satsang, questo qui fa ridere. Ma dato che è una grande opportunità, una vera opportunità di risvegliarti, in realtà tutti i mostri ciattoli vengono in superficie. E sei abbastanza forte per reggere gli attacchi della tua mente? È questo che voglio sapere. Perché un sacco di gente in realtà se ne va via, scappa. Perché la mente veramente sabota e ti attacca seriamente, ti aggredisce. Ma chi è che viene attaccato? È l'idea che è di te stesso, non è la tua vera natura. Perché quando sei molto felice, in pace, aperto, saggio, gentile. Ma quando vivi nell'identità psicologica, il sé immaginario, ci piacciono alcune cose, non ci piacciono altre, abbiamo preferenze, ci troviamo nella dualità degli opposti. È un traffico molto intenso, la coscienza personalizzata. E quindi vengono anche questi dubbi, no? Non è che voglio andarti contro, perché so da cosa vengono tutti questi dubbi, perché c'è qualcuno che nel Sangha, e sono anche molto contento che ne parli, perché magari anche molti di voi qui siete presenti e sentite in qualche modo una resistenza verso queste manifestazioni. La mente dice, questo è un culto, stanno venerando questa persona. Tutto serve a metterti fuori strada. E a volte funziona anche. Non è una cosa nuova. Di tempo in tempo. Non è che tutti i guru hanno ragione, non dico questo, però dico anche che c'è una grande resistenza, una grande opposizione nei riguardi di questa, delle energie che possono risvegliarvi e che possono portarvi alla vostra saggezza naturale. In my world, everyone is free to move. Nel mio mondo, tutti sono liberi di muoversi come detta il loro cuore. E se siete stati cresciuti come buddhisti, cristiani, indù, musulmani, atei, per me va bene. Va bene se siete aperti al dialogo. E va bene anche se non siete aperti al dialogo. Ma se siete aperti, io sono aperto. E possiamo osservare insieme. Se siete aperti, ma se le vostre visioni sono errate, cambierete. Perché non dico alla gente che deve credere quello che dico. Dovete credere quello che scoprite voi stessi. Dovrete crederete a ciò che scoprirete voi stessi. Ma siete disposti a sostenere e difendere ciò che scoprite voi stessi? Che la gente in qualche modo dubita. E perché?
perché dà troppa importanza alle creazioni della propria coscienza personalizzata e individuale. Spero che questo in qualche modo abbia una qualche importanza per noi. C'è ancora un paio di lettere. Sono scritte a mano. Ok, come, let me see. Ok. Posso dire una cosa? Potete accendere un attimo questo microfono? Salve. Grazie Guruji. Volevo solo rispondere alla lettera. Penso che sia una lettera che il Sangha può rispondere. Perché tu ci dai la vita e ovviamente il Sangha vuole esprimere gratitudine verso di te. È una grande gioia mettere la nostra testa ai tuoi piedi, e è un grande privilegio e tu non ci chiedi. E spero che l'uomo che ha scritto questa lettera farà anche questa esperienza. E quando diciamo Muji Baba Ki Jai, esprimiamo, diciamo, gloria a Muji Baba. E spero che quest'uomo possa sperimentare la stessa cosa. And when we answer to your questions and the invitation, we're talking from experience. E quando rispondiamo alle tue domande durante l'invito, parliamo in base all'esperienza e alla comprensione. Ed è questo che è bello, no? Perché io so, sono molto rare le esperienze quando la gente si riunisce da tutte le parti del mondo e può in qualche modo dare la stessa risposta, no? Non voglio isolare questa persona, perché in qualche modo la sua voce ti dà l'opportunità di discutere di questo argomento. Ovviamente sembra strano, no, che tutta la gente dia la stessa risposta. Non mi è mai successo tra gli uomini, neanche se vengono dallo stesso luogo. Il punto non è che sono tutti d'accordo, no? Che si voltano e in qualche modo vogliono dare la risposta che dall'altro. No, magari anche con gli occhi chiusi, in qualche modo ti guardi dentro e rispondi, perché non ha nulla a che fare con gli occhi corporei, ma percepisci con un luogo interiore. E le domande sono difficili. Sono facili, non vi si chiede cosa ne pensi, perché la mente egoica non può rispondere. Vi si chiede cosa c'è. Sono domande profonde e le risposte vengono da quello stesso luogo. E la domanda, ma perché tutti rispondono in modo uniforme? E questo stesso dubbio viene dalla mente che è in opposizione. Non voglio essere come tutti gli altri, non voglio essere un gregge. È per questo che si firma la pecora nera. Magari questo, c'è un orgoglio, no? Che rimane un orgoglio, una paura. Non voglio essere come la massa. Non voglio condividere questa euforia generale. In realtà, questi sono i suoi dubbi perché non è qui. Penso che dovresti essere qui. Non so se ha detto che era presente o che guardava online, guardava in rete. In realtà la cosa importante spesso è che la gente venga qui, perché internet è uno strumento straordinario, no? Molta gente è venuta qui per la prima volta e mi ha visto solo su internet. Perché gli insegnamenti in qualche modo possono far uso di questo mezzo di comunicazione, internet.
Ma essere qui ha un grande valore. Magari la gente ha dell'esperienza su internet. In qualche modo qui poi, quando si trovano alla mia presenza, emergono tante altre cose dentro di loro. Mi sembrerebbe strano che vieni qui e che continuano a esserci questi dubbi dentro di te. Quindi spero che abbiamo gettato luce su questi argomenti. È molto facile che la gente dica questo è un culto, è una setta. Cos'è un culto? Tutti magari si comportano alla stessa maniera. Ma perché ti offende il fatto che la gente si consideri con amore e dicano amato all'altro? Non mi sembra che la gente qui faccia per finta o che voglia per forza uniformarsi. Però in qualche modo, magari nella mente, c'è l'impressione che coglie alcuni dettagli e si crea un mondo suo. Badate alla vostra mente. Noi crediamo alla mente, perché tu senti, se io non credo alla mente, allora a cosa devo credere? Ma una volta che riconosci l'essenza di te, dallo spazio dell'essere, dalla vastezza dell'essere, la mente personale, la persona, sembrano una piccolissima macchia in questo oceano infinito. Nessuno si è mai svegliato, è risvegliato alla verità e se ne è pentito, non nella mia esperienza. Quindi, grazie. Guruji, ah sì, per piacere. È sorto nel cuore di esprimere più gratitudine. Caro amato Guruji, carissimo Guruji, con tutto il cuore sacro, grazie amato Padre, che benedizione, che ci spezzi l'incantesimo e ci svegli dal sogno. Tu hai intossicato il mio intero essere con la purezza del tuo amore. Amore, onoro, e ti abbraccio, Padre, incessantemente. Il tuo cuore sacro, amato Padre, è una casa, una santa casa di preghiera in questo tempio santificato. Sento la tua presenza lì. So che adesso so che siamo tutti uno, adesso so che sono libero. Adesso so di essere a casa, casa dolce casa, per l'amore di Dio e l'amore di tutti, come l'uno ha, così sia, Padre, alleluia, alleluia. Grazie, grazie, bellissimo. Che bello quando qualcuno è venuto qui, viene qui, e se devi andartene, te ne vai in questo modo. Non te ne vai, non ho colto, non ho capito. No, sei venuto, hai speso il tuo tempo, la tua energia, hai veramente assorbito il meglio di quello che hai trovato e che poi sei in grado di scrivere una lettera in questo modo. Puoi sentire queste parole nel tuo cuore. Questo è qualcosa. Dove abbiamo sentito noi lettere come queste? Dove abbiamo sentito questo? Persone che scrivono l'uno all'altro parole di questo tipo. Ti onoro, ti ringrazio per quello che la tua presenza mi ha portato.
Ti ringrazio per la tua gentilezza, per la tua apertura. Quando possiamo parlare in questo modo, tu ispiri il mio cuore a portare fuori il meglio di quello che sono. Chi è che scrive in questo modo? Chi dice che possa quello che io ho preso da te, possa questo illuminare questo mondo? Chi parla in questo modo? Deve essere il cuore che è stato toccato dalla grazia, che veramente ha sentito la profondità dello Spirito, la cui mente è illuminata dalla grazia dello Spirito Santo. Solo qualcuno così scrive lettere così, parla, esprime queste parole. Si esprime in queste parole. Cosa l'identità personale, cosa ha fatto per te? Sì, certo, è anche questa coscienza, quindi c'è sempre qualcosa di buono. Ma quello che tu sei è molto di più di buono, è puro. And it is to be discovered more and more. E deve essere scoperto sempre di più. Non è qualcuno che va e lo prende, lo mette in una borsa e se lo porta. No, la tua ricerca, come noi diciamo e ho detto prima, colui che comincia l'indagine, non finirà l'indagine, ma sarà finito dall'indagine. Colui che parte alla ricerca della verità non tornerà dicendo l'ho presa, ce l'ho qui. Diventano la verità. O posso dire cioè svaniscono a quello che non sono. Non puoi diventare quello che sei, puoi solo cessare di essere quello che non sei. Quello che voglio dire è che forse a volte mi siedo qui di fronte a te e mi sembra che sono veramente con te, quindi voglio esporre questo e anche sono grato di fare esperienza di quello di cui tu parli ogni giorno, di andare sempre più profondamente, come tu dici, è un dolce che diventa sempre più dolce ogni giorno. Ma questo è essere con me, anche questo è essere con me. Sì, lo so. I want to tell you that I'm here for this 100%. Voglio dirti che sono qui per questo al 100% e niente altro. Because I see that here there's no value in my mind anymore for me, you know. Perché vedo che qui non c'è valore per la mia mente. Solo questo. I accept. Thank you. Accetto. Grazie, grazie. Not stable. No escape. No. Non c'è via di fuga. The person is not working. That is your good fortune.
La persona non funziona. Questa è la tua fortuna, che la persona non funziona. Se la tua persona funzionasse, tu non saresti qui. La tua persona ha fatto fatica, non ha lavorato. Se la tua persona funzionasse, se tu avessi l'impressione che tutto va bene, benedetto è colui la cui persona non funziona e che ha gli occhi di vedere e il cuore per scegliere, il cuore che fa la scelta più alta, che sale più in alto. A volte la persona non funziona, ma non ne siamo consapevoli, continuiamo. Ma quanto è dolce, gentile la vita che ti porta non quello che tu vuoi, ma quello di cui tu hai bisogno. Tu magari non ne sei consapevole, ma ti porta a quello di cui tu hai bisogno. The world has a certain idea about what a successful life is. Il mondo ha una certa idea di quello che è, di quello che sia una vita di successo, ma una vita di successo negli occhi, nel paradigma del mondo, non è la verità ed è di breve durata. Quando tu sai e puoi assaporare un assaggio dell'infinito, non ti accontenterai del finito, ma trova quello che non potrà mai lasciarti e poi lascia quello che va e viene, lascia che quello che va e viene sia libero di andare e venire. Non try so hard to protect your sense of separateness. E non fare questi grandi sforzi di proteggere il tuo senso di separatezza. Vuoi essere separato da quello che è falso, ma non trattenere alcun orgoglio, non ha mai servito nessuno. È un cancro che mangia via, che si mangia la tua possibilità di essere pienamente vivo. Non giudicare nessuno e non chiudere mai la porta completamente. A volte devi chiudere delle porte per un periodo, a volte devi dire no per un periodo, ma quando è il momento di dire sì, devi sapere qual è quel momento e devi sapere la verità. C'è un sì che viene dalla mente e un sì che viene dal cuore e non sono sempre gli stessi. This life can be for freedom. That's the offer, that's the chance. Questa vita può essere per la verità. Questa è l'offerta, la possibilità nel gioco di Dio divino, dove noi immaginiamo di essere separati e a parte. Il gioco, la sceneggiatura è arrivato ad una certa stagione che ti invita a casa, ti esorta a casa. Se tu che tu risponda dal cuore o no ad accettare l'invito, questo vedremo, bisognerà vedere. Grazie. Ok, some music is coming. Ok, viene della musica? Guruji, people are writing in on the live broadcast. Guruji, ci sono delle persone che scrivono in diretta chiedendo preghiere.
Alcune isole dei Caraibi sono state devastate. Florida è colpita in questo momento e alcune persone si scrivono dicendo che sono sorpresi dal tuo giocare, dal modo scherzoso in cui parli. Sumantra ha scritto dicendo che questo sta accadendo adesso per informarti. We don't take it as a joke when we talk about this, you know, it wasn't like that. Non lo vediamo come uno scherzo, non è così. The what from Russia? The mantra of compassion. Il mantra della compassione. No, quello che dice qui è che Sumantra dall'ufficio ha mandato un SMS dicendo per farci sapere che questo sta accadendo. Io pensavo che queste fossero cose nel passato, ma in ogni modo, quindi ci sono delle persone che scrivono in diretta chiedendo preghiere. Alcune isole dei Caraibi sono state devastate e Florida è colpita in questo momento e alcune persone scrivono dicendo che sono sorprese dal tuo modo scherzoso di oggi. Non dovrebbero prendere questo così seriamente, non è così, ma noi riceviamo preghiere da diverse persone ed è richieste di preghiere ed è già stato espresso in questo modo. Se si offendono, io chiedo scusa, ma non è dato, detto in questo modo. La preghiera veramente è che e tutto questo su quello che deve accadere accade. La preghiera è che da questo venga forza, un risveglio più profondo nei cuori delle persone. Io guardo sempre alla vita in questo modo. La trascendenza più grande a volte sorge dal dolore. Difficoltà, esperienze intense ci spinge a trovare quello che è vero nella vita invece che quello che è piacevole e facile ai sensi. Quindi la mia preghiera sarebbe ed è che ci sia la meno perdita di vita possibile, perché gli uragani, quando abbiamo cominciato a pregare per queste cose, per la forza di quello che stava succedendo nei Caraibi, in effetti sorprendentemente si sono perse poche vite, anche se allo stesso tempo c'è stata molta distruzione, persone hanno perso le loro case, quindi certo le persone sono addolorate da questo. Posso solo dire che delle cose grandi vengano fuori da questo, perché questa è stata la mia esperienza, che cose grandi possono nascere da questo. Non voglio dire che solo che le persone riabbiano tutte le loro cose. Certo, i governi che siano lì a sostenere le persone e che le persone possano crescere da queste esperienze. Molta ricchezza è venuta nella mia vita per via di queste situazioni, dolori, la perdita di amici, persone di famiglia, figli, fratelli, sorelle, madre, padre. Quindi io so che c'è una forza che attende di mostrarsi anche in noi. Molto bene, ottimo. Grazie.
Narayana iti samarpayami.
Prajapita Tvameva Tvameva Banhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Graviram Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Non abbiamo perso l'audio. C'è una grande gratitudine per tutto. E al di là delle parole, è una scoperta magnifica. Ci sei solo te. Non c'è un io, un te. So beautiful is the invitation, so clean and clear. È così bello l'invito, così pulito, così netto. Che dovete semplicemente seguire ogni passo. Abbiamo fatto di tutto per farlo usare, questo strumento, a chiunque. Questo strumento non si basa sul credere, sulla fede.
avere fede, fiducia, una cosa straordinaria nella vita, ma in questa manifestazione di grazia funziona attraverso dei passi molto chiari e in un breve tempo, con grande immediatezza e chiarezza, rivela la vostra vera natura. Quindi seguite e confermate questa scoperta dentro di voi. È una cosa molto semplice. Dopo, la mente si ribellerà, ovviamente, non è che rinuncia al suo territorio così facilmente. Ma adesso avrete visto che è semplicemente frutto dell'immaginazione, rafforzata dalla fiducia che gli si dà, dal credito che gli si dà. Quando incominciate a vedere questa cosa, a capirla, ne farete uso. Allora diventerà qualcosa di vivo dentro di voi. Adesso rifletto, no? La gente scrive che facciamo degli scherzi su questo uragano. Se sapessero cosa c'è veramente qua e quanto rivolgiamo l'attenzione a tutto quello che sta accadendo adesso, non si offenderebbero per quello che ho detto. Qualcuno ha scritto che spero che le vostre risposte arrivano. Non voglio pensare a tutte le cose che dico, perché il mio cuore è pulito, è puro. Se dovessi trasformarmi in una persona politicamente corretta o spiritualmente corretta, non ce la farei mai. Dovete voi percepire se sono sincero o se sono cinico, o se non mi preoccupo della gente. È un'incomprensione questa. Pensare che banalizziamo queste tragedie, oppure è uno sguardo meschino. Non voglio difendere nulla o proteggere nulla, ma non cerco di proteggere un punto di vista. Le mie parole vengono spontaneamente, non è che faccio le prove. Non è che faccio le prove quando devo parlare con qualcuno. Mi fido di Dio e vengo ogni volta nudo e pulito. Magari la gente si offende per delle cose che dico, ma non posso promettere che smetterò di parlare in questa maniera. Perché non è la mia natura essere molto attento a quelle cose che dico. E non voglio farvi accettare le parole che vengono cambiando il mio atteggiamento. Siamo tutti grandi, no? E sappiamo quando qualcosa è un insulto e quando invece è detto alla leggera. E a volte bisogna essere leggeri in termini di quando si parla delle tragedie. Perché aiuta la gente a superare queste cose, perché sennò siamo troppo seri. Queste tragedie accadono ovunque nel mondo e nessuno gliene importa niente. Invece se succede in America o in Inghilterra, io vivo in un unico mondo e tutto il mondo è casa per me. Quindi se voglio ridere di qualcosa, è così, sono reale, autentico, e non vi considero qualcosa di inautentico. Le parole sono così, non faccio le prove. Ma non prendo alla leggera la sofferenza della gente, altrimenti non mi troverei qui. Il fatto è che noi continuiamo a scegliere la sofferenza. Quando parliamo, ci rendiamo conto di quando a volte, in qualche modo, favoriamo uno stato di sofferenza e
I have to joke sometimes. A volte la sofferenza diventa qualcosa di così pesante che in qualche modo devo fare uno scherzo, devo, perché altrimenti non è che sono cinico, però devo scherzarci sopra. Quindi se la gente si offende mi scuso, però non posso andare troppo in là, non me ne vado a letto a piangere. Ovviamente nel mondo queste cose succedono, non è che mi chiudo gli occhi davanti alle cose che succedono. Anch'io vedo internet, no? Vado su internet e cerco di capire la gente cosa pensa, a cosa presta attenzione, e vedo che sono cose banali, di nessun conto, e che nel mondo ancora si pensa a queste cose. E qui c'è qualcosa che veramente può servire a superare la sofferenza e di raggiungere una pace vera, autentica, crescere, essere autentici, questa è l'opportunità. Voglio che su questo la gente si concentri, non per favore aiutaci, sì va bene, vi posso anche aiutare, ma soprattutto sono qui per imparare a far, per insegnarvi a vedere la bellezza che è dentro di voi e non qualcosa che serve solo a annullare il dolore, ma essere completamente liberi dalla sofferenza. Non è una fantasia. C'è tanta gente che pensa che queste cose siano solo frutto della fantasia, ma io ve lo provo questo, ve lo dimostro, che la realtà in realtà va molto al di là delle vostre fantasie. E mettetelo in pratica, applicate le cose che dico, non distorcete quello che dico. È abbastanza semplice da non comprenderlo erroneamente. E qui io sono a questo punto, ma non voglio essere così attento e dire sempre la cosa giusta e stare attento alle cose che vi dico, perché non sono così. Sì, puoi parlare. Vieni qui a parlare, per favore. Ho avuto un'esperienza recentemente in cui il dente del leone che sei mi ha toccato il cuore e la pace che ne è venuta è stato un miracolo. Una rivelazione straordinaria. Ed è solo per la tua generosità che sei un leone. Grazie al fatto che sei un leone, noi possiamo essere pecore. E la sensazione che mi è sorta dentro è stato un grande sollievo. Quando un padre ha il coraggio e l'autorevolezza di essere l'autorità forte nella verità, il bambino, il figlio, è al sicuro e ha la libertà di sentirsi in pace. E in realtà, dalla mia prospettiva, qualsiasi cosa fosse meno di questo, altrimenti il bambino dovrebbe stare al sicuro nelle braccia del padre. È così che mi sono sentita.
uncompromising nature. Quindi la forza della tua natura senza compromessi e in qualche modo mi fa sentire al sicuro. Grazie. Vorrei parlarvi, e adesso è un po' tardi, ma penso che ne valga la pena, una storia che ho sentito da Papaji. Parla di una giovane donna, una ragazza che stava per sposarsi in India. E lì la gente ha una cultura molto tradizionalista. In realtà la coppia si incontra brevemente e si sono incontrati poche volte, però in qualche modo tra di loro si è sviluppato un grande affetto tra il futuro sposo e la futura sposa. E quindi si organizzano e fissano la data del matrimonio. E quella mattina la futura sposa ha degli appuntamenti, no? Il pasticcere che prepara la torta, le misure delle torte, gli ingredienti. Poi deve andare dalla sarta. E la sarta prenderà le misure per fare il vestito, le misure del vestito, perché sarà una giornata straordinaria quella del matrimonio. E poi andrà a trovare il prete, perché deve fare le prove, impararci a memoria i voti da fare. E poi dopo pranzo andrà a trovare il suo fidanzata e si prenderanno un caffè e poi si organizzeranno per il giorno dopo, che sarà il matrimonio. E quindi è piena di gioia, fa previsioni, solo un giorno ancora, e poi dormiranno nello stesso letto. Quindi è piena di anticipazioni e previsioni. Vive nella foresta e quindi esce e inizia la giornata di appuntamenti. Ma mentre cammina nella foresta per andare a trovare il pastigiere, improvvisamente esce fuori un leone inferocito. Ed è proprio davanti a lei. E i suoi occhi sono fissi su di lei e sbava. E lei sta là. E in un istante il pasticcere scompare. Non ci stanno più pasticceri. Poi il prossimo appuntamento, la sarta, scompare pure lei. Prossimo appuntamento, il prete, scompare dalla sua mente. C'è solo il suo fidanzato, scomparso pure lui. Il matrimonio scompare, il prete scompare, la sarta, il pasticcere, il futuro sposo, il matrimonio, tutto è scomparso. In questo istante c'è solo l'ora, l'adesso. Papaji dice: dai il benvenuto al leone che incontri sul cammino. Dai il benvenuto al leone che incontri sul cammino. Perché la mente vuole pensare al domani, alla prossima settimana, al prossimo anno, quando metterò su un negozio,
andrò lì, viaggerò, andrò a farmi una vacanza a casa, e in un istante il leone o la tigre che incontri sul cammino farà scomparire tutte le tue fantasie. E in quell'istante sei vivo, come la vita. E la vita non dipende dalle relazioni, dai ieri, dai domani. Trovi nell'ora dell'adesso. E il risvegliato conosce questo adesso. Non aspetta la vita, sono la vita. Il risvegliato è la vita, sconfinato, libero, eterno. Questa è la vita. Questo è il tuo sé. Quindi l'uragano è il leone che trovi sul cammino. The aeroplane in tremendous turbulence, knocked about by lightning and wind, is the lion. L'aeroplano che in qualche modo è sconvolto dalla tempesta è il leone che incontri sul cammino. Some cancer discovered in your body is a lion on your path. Il cancro che viene scoperto nel tuo corpo è il leone sul cammino. No one wants to meet this lion on the path. Nessuno vuole trovare questo leone sul proprio cammino. You've come here. Siete venuti qua? Per trovarvi un leone di fronte. This lion does not eat tuna fish. Questo leone non mangia tonno. He eats you, who you think you are. Mangia so voi. Who you are can be free. Ciò che pensate di essere, in maniera che la vostra vera natura possa essere libera, possa liberarsi. Quindi crescete, ma crescete adesso. Basta. Basta coi pentimenti. E affrontate la magnificenza dell'amore divino. Se non vi basta, scappate. Love you too. Grazie. Thank you. Okay. Your prayers.